E ora il caso Ilva, c'è anche un esposto in procura che è stato presentato dal Movimento 5 Stelle e dal suo rappresentante europeo della provincia di Taranto, ovvero Rosa D'Amato. Dalla revoca delle concessioni demaniali da parte dell'autorità portuale ai risarcimenti per i comuni di Taranto e Statte, passando per la gravina Leucaspide e le sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AIA all'Ilva. Sono i punti principali dell'esposto presentato alla Procura della Repubblica dall'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Rosa D'Amato. Presentiamo questo esposto, ha dichiarato D'Amato, in un momento in cui assistiamo all'ennesimo provvedimento d'urgenza di un governo che ormai non sa più cosa fare se non accelerare la vendita dello stabilimento. Nell'esposto presentato dal Movimento 5 Stelle si chiama in causa l'autorità portuale affinché revochi o dichiari decadute le concessioni demaniali all'Ilva per mancanza del rispetto degli obblighi in concessione, delle norme ambientali e della sicurezza del lavoro. L'esposto continua con i comuni di Taranto e Statte, ai quali viene chiesto se sia stato riscosso o meno il risarcimento dovuto dall'Ilva per la pulizia delle strade tra il 2012 e il 2014, così come imposto dal riesame dell'AIA. È chiamata in causa anche la prefettura in ragione della mancata erogazione delle sanzioni all'Ilva per il mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. Conferenza stampa dell'onorevole D'Amato all'uscita della sede della Questura di Taranto. Oggi il momento in cui in particolare il governo emette l'ennesimo provvedimento che è un insulto all'intelligenza dei tarantini e anche dei nostri morti e dei nostri malati, un governo che prima possiamo dire che era irresponsabile, ora lo possiamo definire piratesco. Con questo provvedimento non fa altro che accelerare la vendita dello stabilimento, un altro aiuto di Stato di 300 milioni di euro, proroga i termini di un'AIA che per noi già di per sé non è valida per validare l'esistenza dello stabilimento in termini ambientali, in termini sanitari e di sicurezza dei lavoratori. Noi facciamo questo, depositiamo questo esposto insieme ad altri cittadini chiedendo alla magistratura di indagare, di capire perché. In realtà gli aspetti sono più di uno. Noi chiediamo di indagare sull'inquinamento della gravina Leucaspide, che ha un valore anche a livello europeo e che va tutelata, che è proprio vicinissima allo stabilimento Ilva e quindi alla discarica, e chiediamo perché fino ad ora non si è fatto nulla se non la caratterizzazione, e quindi chiediamo chi sta allungando i termini.